Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora come potete vedere dal titolo, oggi video dei prodotti finiti nell'ultimo periodo. Vi lascio giù nell'info box la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare che ho finito nell'ultimo periodo, credo nell'ultimo mese se non sbaglio, mi sembra di sì. Sto cercando di portarmi avanti su alcuni video del genere perché a breve ci saranno delle modifiche in questa vita e non vorrei portarmi spazzatura, perché effettivamente questa è spazzatura. Nella mia prossima vita ne iniziare altra spazzatura, iniziare a finire altra roba. Comunque, giù nell'info box, ripeto, vi lascio la lista completa dei prodotti che ho finito. Accanto ci sarà il link al video recensione con il minutaggio se il prodotto è già stato recensito, altrimenti comunque darò brevi informazioni in questo video. Se ti piacciono i miei video ti invito ovviamente a seguirlo e a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video, spoiler probabilmente sarà a questi e credo che quel video sarà molto lungo. Ti invito a iscriverti al canale. Partiamo subito. Ho terminato. Queste qua sono state favolose. Sono delle salviettine struccanti della Sensure, salviettine struccanti viso e occhi con provitamina B5, vitamina E, rimuove anche il mascara waterproof, 60 pezzi con una formula naturale senza parabeni, con il tappo questo qua in plastica. Qualche altra informazione? Allora, una formula arricchita con bisabololo che sto utilizzando ormai da un bel po' di tempo in diversi prodotti, creme, detergenti, salviettine, e mi sta piacendo molto perché è molto lenitivo come prodotto, deterge e strucca completamente il viso. Queste salviette che erano belle grandi, belle pregne, mi hanno completamente sempre struccato benissimo il viso. E nota, mamma l'ha utilizzato sulle macchie di colore per capelli, tintura per capelli, e le ha lavate perfettamente, le ha tirate via perfettamente. Mi sono piaciute tantissimo. Appena riesco, quando si potrà, ritornerò a comprarne altre nel negozietto dove le ho comprate l'ultima volta. Poi ho terminato della Batiste una confezione di shampoo secco, questo qua per bionde. Io l'ho acquistato una confezione a 3, se non sbaglio, l'ultima volta su Amazon, se non erro, con un forte sconto, e poi erano a 3. Mi piace tantissimo. Ho scoperto l'acqua calda, ma questo prodotto è eccezionale. Vuoi volume? Metti un pochettino e ti arriva il volume. Io, specialmente che ho la frangetta, si sporca molto più velocemente rispetto alla Chioma. Spruzzo solo la frangetta e mi sento sistemata. Eventualmente faccio un codino, faccio una coda e sistemo la situazione. È arrivato un ospite speciale. Titi, fatti vedere. Dici ciao ciao. Ciao ciao. Aspetta. Oh. Bella quella tizzina mia. Ferma qua. Inizia a avere fame. E come stavo dicendo, mi sono trovata molto molto bene. La consiglio caldamente. Poi ho terminato del Neoveda Family, il detergente intimo con eco biologico rinfrescante, olio d'argan, estratto di fiori d'arancia, 250 ml, delicato, profumato, idratante, lenitivo, durata una vita, perfetto. Poi ho terminato proprio di recente questa crema compatta allora si è cancellato, ma dovrebbe essere Astra. Era la terra che utilizzavo per effettuare il contouring, quindi aveva un sottotono freddo, ma non troppo. Era, diciamo, la mia prima terra per il contouring e non volevo che fosse troppo fredda per evitare di sbagliare il contouring. Quella che sto utilizzando ora è praticamente freddissima. Poi ho terminato della Yves Rocher, questa della linea bellezza delle mani, SOS mani pulite, da 30 ml, come cavolo, come si chiama? Allora,
gel detergente per le mani senza risciacquo all'arnica bio, ma puzzava lo stesso. Ovviamente in questo periodo in cui siamo sempre a disinfettarci le mani per ovviamente proteggerci dal Covid-19, va via come l'acqua, come il pane. Poi ho terminato della Venus la crema notte pura giovinezza. Di questa c'è la recensione in combo con la sorella crema diurno e mi è piaciuta tantissimo, anche se è una crema praticamente molto low cost, però in combo e anche da sola perfetta. Poi ho terminato questa eyeliner Glam, si doveva chiamare, della Essence di tantissimo tempo fa. Si ruppe, lo scavai all'interno, lo misi in un contenitore, quel po' che me era rimasto alla fine si è anche seccato e quindi ovviamente vado a cestinarlo. Però era simpatico come eyeliner glitterato argentato, è bello, simpatico. Poi ho terminato questo prodotto della BioPoint Professional 5 azioni triclo cosmetiche delicato balsamo istantaneo bifase districante nutriente fortificante dona morbidezza e esalta la luminosità salon quality da 50 ml era una travel size, mi fu regalata da mia cugina, mi sono trovata benissimo, tant'è che di recente ho anche acquistato la full size, non mi veniva, e ve la mostrerò a breve, inizierò a riutilizzarla perché è favolosa. Hai asciugato i capelli in velocità, non hanno una forma, ne spruzzi un pochino, tiri un po' giù con le mani e sei perfetta, lascia una bellissima luminosità sul capello. Mi è piaciuta veramente tanto, grazie cuginetta. Poi ho terminato della Essence il Volume Buster Lash Primer Super Volume con Super With Super Fruit. Questo è il primer mascara della Essence, è durato abbastanza. Mi si è fatto praticamente un grigio scuro perché ovviamente andando ad appoggiare sulle ciglia, l'eyeliner, le polveri, eccetera, me l'ha fatto, oppure la matita sotto me l'ha fatto nero, ma va bene. Ha fatto il suo lavoro, ha creato una bella base dove sono andata poi con i mascara a costruirmi il volume e la lunghezza. Bellissimo, molto molto bello. Poi ho terminato della Maxi Opti Fresh le goccine lubrificanti per gli occhi, il collirio. Di solito ne ho sempre uno di scorta, sono rimasta senza, devo andarlo a comprare perché non sempre tengo sulle lentine tutto il giorno, però quando capita che ho sulle lentine tutto il giorno, dopo un po' iniziano a seccarsi, iniziano a dare un po' fastidio. Un paio di goccine di lubrificante aiutano a restituire una idratazione all'occhio e a tenere sulle lentine per più tempo. Ultimo prodotto per questo video di prodotti finiti è questo correttore della Catrice, si chiama HD Liquid Coverage, un correttore liquido da 2,5 ml. Con questo applicatorino molto di precisione. Mi è piaciuto tantissimo, utilizzato nella zona del contorno, illumina e rende subito istantaneamente liftato e non stanco il contorno. Mi è piaciuto anche su eventuali piccoli brufoletti, ma non tanto, e come punto luce sotto l'arcata sopraccigliare, quello è perfetto. La confezione indica anche che si può utilizzare come correzione del contorno, là non tanto, non mi ha fatto impazzire per paura più che altro di sporcare la punta e poi ovviamente andare a sporcare anche il correttore all'interno della confezione. Ho
Ok, questi sono i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo. Spero che questo video ti abbia fatto compagnia. Queste poche parole che ho detto di questi prodotti ti siano stati utili. Se ti sono stati utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. E se non vuoi perdere i prossimi video, ti invito a iscriverti al canale. Trovi il tastino dell'iscrizione qua nell'ultima schermata e ovviamente giù nell'info box. Io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! In gamba!